Ciao a tutti, io sono Mattia e oggi vi spiegherò come si effettua la regolazione del motore. Il motore è dotato di un pignone che si va ad accoppiare su un conico. Questa regolazione va effettuata perché il pignone potrebbe prendere o poco o troppo, pertanto è giusto trovare il compromesso migliore. Per effettuare la regolazione del motore avrete bisogno o di un cacciavite spaccato o di una brugola di piccole dimensioni, in base al tipo di fondello che avrete montato sulla vostra replica. In questo caso necessitiamo di un cacciavite spaccato. Per effettuare questo test è importante avere una batteria a portata di mano di voltaggio non troppo elevato per evitare danni alla componentistica interna. Al momento la regolazione del motore è troppo alta, pertanto provvederemo a farlo scendere. Per far scendere il motore bisogna svitare la vite posta sotto, quindi svitare in senso antiorario. Per aumentare l'altezza del motore e quindi farlo salire bisogna stringere, quindi girare la vite in senso orario. Questa è una regolazione più o meno accettabile. Per effettuare una regolazione perfetta è importante ascoltare bene il suono che fa il fucile e deve essere il più possibile fluido e senza intoppi. Questa è la regolazione ottimale. Bene, per oggi è tutto. Vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci anche su Facebook ed Instagram. Un saluto da Mattia e da Tango Tactical TV.